La strada. Andare controcorrente è sempre stata la mia maniera di vivere. Non perché volessi fare il rivoluzionario, ma perché non mi sono mai accontentato del mondo che mi veniva proposto. Ho sempre visto la maggioranza degli uomini accettare di percorrere la strada tracciata da altri anche se non era gratificante. Ho sempre visto la paura dominare l'uomo e ho sempre visto la miseria spirituale limitarsi a seguire il gregge per non sostenere il giudizio della maggioranza. Ho visto la lentezza degli uomini e non sono mai stato capace di accettare che anche la mia vita si sarebbe svolta così. Andare controcorrente è un'impresa che non abbraccia la maggioranza degli esseri umani. Essere diverso significa essere soli. Ho affrontare una maggioranza che tende per legge naturale a relegare fra strani tutti coloro che non seguono il gregge. Per fortuna nelle leggi naturali vi sono delle caratteristiche genetiche che, trasmettendosi da padre in figlio, permettono a chi le possiede di andare controcorrente, cercando modi diversi nell'affrontare la realtà. Essere se stessi è il primo obiettivo da raggiungere per tutti coloro che non si sentono di appartenere a questa realtà, ma che sentono in cuor loro di far parte di una realtà più ampia, che non si limita ad accettare ciò che gli viene proposto, ma che cercano altre strade per contribuire al rinnovamento di uno stato di cose che non li soddisfa. Se non fossi me stesso, andrei contro le leggi dell'evoluzione della specie. E siccome la mia caratteristica genetica è questa, obbedisco.